Ciao a tutti, io mi chiamo Federico Di Gregorio, di lavoro faccio, come ho fatto del progetto di Gateway Craig, programmatore, e mi ritrovo a programmare su Linux e su Android. Oggi, si segue, l'intervento sarà fondamentalmente, visto che siamo Linux Day, che cosa c'è di Linux in Android. Poi, visto che la prima volta che ho iniziato a programmare su Android ho avuto una specie di trauma, nel senso che ho voluto programmare su Linux, dove uno può prendere Python, C, Java, Perl, tutto quello che vuole, e in genere si sceglie gli strumenti più adeguati di uso e felice. Poi arrivo su Android e pensa, ah, Android è un sito in fondo a fare quello che voglio, ci sono una quantità di limitazioni infinite. Quindi cercherò di fare una carrellata su quali strumenti, quali metodologie e in che modo si può sviluppare su Android. E poi, visto che è sempre bene vedere un po' di cose per capire cosa sta facendo, vi farò un esempio, dove però non è un esempio di programmazione su Android, come un tutorial che si trova praticamente ovunque. È un esempio di come costruire un framework che mi permette di sviluppare su Android. Quindi è una cosa un po' differente. Allora, che cosa c'è di... Intanto parliamo di Android nel senso dell'Android Open Source Project, visto che siamo in Linux Day. Quindi parliamo solo della parte Open Source minore. Android è fatto di base di una parte completamente Open Source, anche se non sviluppata in maniera particolarmente aperta. Nel senso che ogni tanto Google fa un drop, detto in gergo, cioè butta in tutto il codice. Poi si può utilizzare tutte via, ma i contributi dall'esterno non sono, per la dimensione del codice, i contributi dall'esterno sono relativamente minori. E poi invece c'è una parte proprietaria. Questa parte proprietaria, nel caso di Google, sono i Play Service, cioè l'accesso a tutte le API di Google, praticamente tutto quello che fate in telefono Android, in telefono Android. Più alcune parti proprietarie messe dai singoli vendor, cioè da chi produce qui. Ora, queste parti qui non ci interessano, consideriamo solo la OST, il metodo di supporto. Cosa c'è di Linux nella OST? Intanto c'è il kernel. Kernel di Linux con piccole modifiche, piccole patch fatte da Google. Fondamentalmente per ridurre i consumi energetici e tutto qua. Poi c'è tutta una serie di servizi di sistema che sono più o meno quelli che ci troviamo in parte anche sul portatile, sul service, quello che è. Io ho messo qui la SAP, tanto per fare un esempio, che è il demone che normalmente utilizziamo per gestire il file. Ce ne sono anche altri, alcuni sintetizzati, alcuni come la SAP che sono originali e così via. Poi le due parti lì è tutto quello che c'è in comune tra una macchina, un Linux, diciamo, normale, un laptop, un server, un desktop, e un telefono che si può andare. Tutto il resto, invece, fa parte solo dell'OST. Il resto che cos'è? Il resto è una parte, quello che si chiama LAL, l'Add Abstraction Layer, cioè tutta una parte che serve a fare in modo che i pezzi sopra possano funzionare senza sapere esattamente che lavoro c'è sotto. Qualcuno potrebbe dire, ma quello non è il compito di Linux, non è il compito del kernel? Sì, ma c'è di sopra un pezzo ancora tostato, fatto apposta con Android. Poi c'è quello che fa invece quello che l'utente è abituato a chiamare Android, cioè la parte di interfaccia grafica e tutti i servizi, notifiche, chiamate telefoniche e così via. Di sopra, sul runtime di Android, ci sono una serie di API, che sono quelle che utilizziamo normalmente per costruire le nostre applicazioni, e poi sopra ci sono le applicazioni per gestire. Quindi la situazione più o meno è questa qua. Se c'è qualcuno che ha mai lavorato con OSP, o ha lavorato anche solo con Android in maniera un po' approfondita, io in realtà qui lo sto mentendo, perché ho semplificato tantissimo. I tanti livelli non sono così perfettamente definiti uno sull'altro, ci sono delle intersezioni, però è una figura che ci permette di capire quello che ho detto prima. Quindi la parte Linux è
il kernel più una serie di servizi a cui le applicazioni non hanno assolutamente accesso, poi una parte di estrazione dell'hardware e poi c'è il runtime di Android che è una specie di barriera che taglia completamente e separa completamente le applicazioni che girano da tutto il resto del mondo. L'unico modo normalmente che hanno le app su Android per comunicare con tutto quello che c'è sotto è tramite l'Android API. E questo è quello che vi dicevo, in trauma di chi arriva da sistemi molto più aperti se trova a programmare su Android. Chi arriva e le app sono isolate in alto, senza nessuna possibilità di comunicare tra di loro o di andare a pescare ai vari livelli e quello che dispone. In particolare le applicazioni su Android normalmente girano ognuna in una sandbox, cioè non hanno accesso al sistema se non tramite le particolari API e non possono di nuovo se non tramite metodi particolari comunicare con l'altro. Questa parte qui su cui si appoggiano le app è scritta in Java. Il runtime Android si aspetta dei bytecode Java che poi lui compila in codice nativo per il processore che c'è nel telefono e tutte le chiamate che le app fanno alle API fondamentalmente devono essere compatibili con JDK. Quindi cosa succede? Succede che per sviluppare normalmente delle app a questo livello abbiamo due scelte che sono Java o più moderno Kotlin di un altro linguaggio o qualsiasi altro linguaggio che possa venire compilato in bytecode Java e poi un passo a runtime con la via. Questo è il caso per l'applicazione che chiamiamo native. Che vuol dire nativo? Che cosa vuol dire? Ho scritto un'applicazione nativa per Android, oppure sì, però quell'applicazione non è nativa. Nativo va sempre usato in un contesto di una piattaforma. Cioè io per esempio posso dire questa applicazione che ho scritto è nativa per Windows. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha accesso diretto all'API di Windows. Quindi se aprire una finestra chiamerà il pezzo di Windows che apre la finestra. Ho fatto l'esempio con Windows perché Windows è una piattaforma singola, quindi non c'è più facile. Se prendiamo Linux, il concetto di nativo diventa un po' più malleabile. Posso dire che un'applicazione del Link, per esempio, gira nativamente su GNOME, nel senso che utilizza tutti i servizi messi a disposizione del GNOME, o in questo caso da GDK, che è la libreria grafica di GNOME più basso. Per scrivere su Android il concetto di nativo è legato alla possibilità di usare i servizi messi a disposizione dal sistema. E abbiamo tutta una serie di sfumature che vanno dal più nativo, tra virgolette, che è usare gli SDK messi a disposizione dall'Android Open Source Program, fino a fare qualcosa che non è assolutamente nativo, cioè faccio girare un'applicazione web dentro al telefono. Il meno nativo di tutti è lancio un browser dove faccio un'applicazione web e poi c'è tutta una serie di sfumature. Questa serie di sfumature ci permettono di utilizzare dei linguaggi che non sono solo i due previsti dal team di sviluppo per Android, per utilizzarne anche altri, scendendo a qualche compromesso su quello che possiamo fare o meno con la piattaforma. Allora, facciamo una veloce carrellata su questa cosa. Partiamo dall'SDK di Android, che è quello che chiunque dica voglio fare un app su Android incontra come prima cosa. Il primo tutorial è scaricate l'SDK o ancora meglio scaricate l'IDE ufficiale Android Studio, che include l'SDK, ma scrivete questo programma in Java in Kotlin e lui funzionerà praticamente il 90% dei tutorial che trovate sono su.
ed è il caso che vi ho fatto vedere prima. Cioè ho tutti i miei strati sotto e la mia applicazione che gira chiamando le API in Android. Con questo API lo può fare praticamente tutto quello che ha a che fare con il telefono. Quindi può ricevere notifiche, mandare notifiche, accedere all'hardware, accedere al lettore NFC, accedere al Bluetooth, tutta questa serie di cose, però sempre mai direttamente, sempre tramite API. Ci sono dei casi in cui questo tipo di accesso all'hardware è troppo lento. Il caso classico sono i giochi. Nei giochi io voglio un accesso molto veloce a tutta la parte del display grafico e dell'audio con quello che fare. Per questo motivo esiste un altro del login key molto meno usato, che è il native del login key. Come funziona il native del login key? Il native del login key mi permette di scrivere un C o C++ e di appoggiarmi direttamente alla parte sottostante. Quindi io posso, per esempio, accedere direttamente sempre, voi che siete in un sistema che è chiuso, comunque l'app gira nel sandbox, poi posso accedere direttamente a strati più bassi dell'app. Qual è il problema di questo approccio? Il problema di questo approccio è che questo livello non è accessibile dal C++. Quindi la mia app deve essere spezzata in due. Devo avere una parte che implementa l'interfaccia verso l'utente, che utilizza le API di Android, e che chiama il codice scritto in C++ sotto quando ne ha bisogno. Questo è già molto più complicato. Ovviamente è complicato da fare, lo si usa solo in casi particolari, casi in cui io ho bisogno di un'efficienza molto più alta, casi in cui ho già una libreria del codice che c'è più implementato che voglio chiamare, o casi in cui appunto mi serve l'accesso diretto a certe parti del sistema che prima non posso avere. Questi sono gli unici due modi che io ho di sviluppare di Android, e adesso li cancelliamo perché tanto non sono quelli che ci interessano. Vabbè, sono quelli che ho prendendo. Ci sono, c'è almeno un prodotto che viene utilizzato tantissimo nello sviluppo Android, che permette di usare dei linguaggi che non sono quelli ufficiali nello sviluppo. Come funziona? Allora, abbiamo detto che le nostre applicazioni devono essere scritte, devono essere, diciamo, compatibili con il modo che ha il runtime Java di chiamare le funzioni e metterle su oggetti. Quindi io fondamentalmente devo avere del Java sotto, perché questo funziona su Android e chiamare le API. Però il fatto che io devo avere questo Python Java non vuol dire che io non possa avere, usare un altro linguaggio e in qualche modo sotto generare un ponte tra questo altro linguaggio e la parte generale. Per esempio, quello che fa il prodotto, e cito solo perché il codice genere è completamente disponibile, che si chiama Sign, e permette di scrivere in C Sharp, un linguaggio molto usato per Android. Come funziona? Fondamentalmente, questo esempio chiaramente lo si può fare anche per altri linguaggi. C'era un progetto open source per farlo, per esempio con Python. Il problema è che mantenere un progetto di questo tipo è una cosa che troviamo molto nervosa. Perché devo fare in modo che il mio interprete, nel caso del Python, o il mio compilatore associato a un runtime, per esempio, caso per esempio del C-Sharp, possano trasformare tutto quello che gli arriva da sopra, quindi l'oggetto in Python, l'oggetto, la classe in C-Sharp, quello che è, in una versione di Python Java che funziona un po' da colla tra le API della mia applicazione. Il problema è che tutte le volte che c'è una nuova versione di Android, io ho del nuovo API.
Quindi tutte le volte devo andare a prendere questa parte, rivederla e fare in modo che tutte le modifiche, tutte le novità che ci sono vengano implementate. Ora, non sarebbe una cosa così terribile, se non che il pezzo che c'è qui lavora veramente a basso livello, perché deve tener conto di tutte le idiosincrasie della geografia machine. Quindi non è semplicemente chiamo un API, è reimplemento tutta una serie di meccanismi facendo in modo che quello che vedo questo lato di un linguaggio sia esattamente identico a quello che vedo nell'API dall'altro lato. È un lavoro lungo, cromo, sapete che cosa. Quali sono i pro e contro di questo approccio? Allora, i pro è sicuramente che io posso scegliere da quattro punti, purché io abbia quello strato di traduzione in mezzo. I contro sono appunto che devo mantenere comunque questo strato di traduzione per sempre, migliorarlo continuamente. Quindi se io non implemento certe parti delle API in questo strato, non posso in nessun modo chiamarlo perché non ho accesso completo. Di nuovo non ho nessun accesso a nostro livello. Ma questa cosa è un contro di tutti gli approcci che abbiamo tranne quello che poi saltiamo dall'altro lato, cioè dal molto molto meno nativo. Lascio il centro per l'ultimo, perché poi vediamo l'esempio. Dicevo prima, è possibile scrivere un'applicazione web, quindi prendo il linguaggio che voglio, prendo JavaScript, Office, TypeScript, qualsiasi cosa funzioni dentro un browser. Prendo HTML, CSS, prendo qualsiasi framework, React, Vue, qualsiasi cosa, mi scrivo la mia applicazione. Android, come anche altri sistemi proprietari che non devono andare, implementano una serie di API HTML per quelle che si chiamano progressive application. Quindi ho queste applicazioni che sono tutti gli effetti delle applicazioni web, ma che utilizzando le API moderne possono girare nel telefono come fossero applicazioni web. Quindi io scrivo l'applicazione web, questa applicazione può salvare dati locali sul telefono, può accedere a tutta una serie di servizi, localizzazione, Bluetooth, fotocamera, più o meno tutto l'altro disponibile tranne alcuni pezzi, e all'utente sembra a tutti gli effetti un'applicazione nativa. Qual è il, diciamo, il principale contro? È che ho detto che sembra un'applicazione nativa perché l'interfaccia è stata scritta in HTML e CSS. Quindi io posso simulare il look and feel della piattaforma utilizzando i fogli di stile, l'HTML, ma è molto difficile che io raggiunga l'identità con la piattaforma su cui sto girando. Quindi sarà sempre possibile per l'utente accorgersi che quell'app è leggermente differente. Non è una cosa terribile, però è una cosa che ogni tanto, quando siano tante app tutte leggermente differenti una dall'altra, può nel cambio da una all'altra può infastidire. Quindi la segnalo. Questo approccio di scrivere l'app web si può portare tutta sul telefono. Cioè, questa è una web che il telefono mi fa girare in browser che simula una cartina. Oppure posso avere un runtime, quindi che sarà, nel caso di Android, un programma scritto già in Kotlin che utilizza una web view di Android, che non è nient'altro che il motore Chrome, che però gira senza l'interfaccia grafica di Chrome, e butto lì dentro tutto il mio HTML, CSS e JavaScript dell'applicazione. Qual è la differenza rispetto a prima? La differenza rispetto a prima è che la mia applicazione io non l'avevo neanche installata prima. Veniva scaricata, lanciata e l'utente se ne fruiva sul telefono. In questo caso ho un'app vera, perché questa parte qui è comunque una parte che deve essere un pacchetto che viene installato. E là si porta dietro sia
diciamo, sua, sia la parte della pagibale, sia la parte di applicazione della pagina. Tutto questo viene impacchettato assieme e gira come un esempio, per esempio, il più noto in assoluto di, questo, di questa modalità è Apache Cordova, che è questo motore che fa girare le app e determinare il CSS. Quali sono i pro? I pro sono che con lo sviluppo, con tutto un serie di strumenti che sono relativamente maturi, che un sacco di gente conosce, e ho accesso alle API. A quali API? A tutte quelle che in runtime, per esempio, Cordova mi mette a disposizione. Perché? Perché io dico voglio la posizione e Cordova chiama nativamente la parte di localizzazione del telefono. Di nuovo, qual è il problema di questo approccio? Il problema di questo approccio è che l'interfaccia, l'esperienza dell'utente non è completamente in linea con quella delle applicazioni native. Possiamo portare questo discorso ancora a livello più vicino alle applicazioni native con quello che è reso famoso il prodotto che si chiama React Native, ovvero il concetto di separare l'applicazione dalla comunicazione con la parte di me. Quindi io posso avere un motore che faccia la mia applicazione. Io qui ho scritto JS, JavaScript, perché è l'esempio più noto in assoluto. Ma teoricamente io qui potrei avere un qualsiasi interprete. Io qui potrei avere Python, io qui potrei avere Perl, io qui potrei avere qualsiasi cosa che posso far girare. Se uso l'NDK per compilare, potrei avere anche un linguaggio compilato, tanto per dire. Cosa fa questo motore? Questo motore esegue la mia applicazione e comunica a questo che viene chiamato bridge tutte le, diciamo, tutti i cambiamenti di stato dell'interfaccia verso l'utente o delle chiamate verso le API che la mia applicazione deve fare. Quindi deve apparire un bottone, la mia applicazione può prendere da un template HTML, può prendere da un template XML, può essere nel codice, posso aver usato un designer di interfacce visuale, posso aver fatto qualsiasi cosa. L'importante è che la mia applicazione, insomma, il motore che la fa girare, dico, ok, in questa schermata deve aprire un bottone, manda questa informazione al bridge. Il bridge mantiene tutto uno stato, assieme alle API di Android, della mia applicazione, e obbedisce a quello che viene detto. Quindi io gli dico, guarda, questa schermata è una lista con del testo, poi un bottone, poi dell'altro testo, poi quando l'utente schiaccia fa clic sul bottone, anzi il bottone, touch. Quando l'utente lo tocca, voglio che mi mandi indietro un messaggio che mi dice che quel bottone è stato cliccato e io farò qualcosa che dirò reagisce in questo modo, per esempio modifica questo testo e così via. Questo approccio, che sembra molto simile a quello dell'applicazione web, è molto comodo perché? Perché mi sgancia completamente la parte che sta contando le API di Android dalla parte invece che ho provato. Quindi posso scegliere, nei limiti del fatto che qualcuno abbia scritto un motore per farcelo girare, il linguaggio, l'ambiente di sviluppo che voglio, posso accedere praticamente alla totalità delle API, purché chi ha scritto il bridge abbia previsto di fare tutto il tempo che sono dentro. Il contro è mai sempre JavaScript, nel senso che sì, in teoria io sopra ho detto che posso scegliere il linguaggio che voglio, in pratica al momento esistono 3, 4, 5 differenti framework che implementano questa filosofia, ma tutti usano il motore sotto che viene attivo, che è il primo finato. Quindi tutti sono limitati come linguaggio di programmazione al JavaScript. Qual è la differenza sostanziale tra lo sviluppo di applicazioni web che poi girano su Android e questo approccio? È che questo utilizza l'esperienza utente, quella nativa.
Quindi se deve mettere un bottone, non mette un bottone HTML, una pagina HTML, quindi uno stile che sembra Android con i fogli in stile. Mette un button dentro a una linear layout di Android, usare come giusti, e gli dà lo stile che si può dare anche usando Android Studio programmando attivamente, per esempio. Questo è uno dei motivi per cui questo tipo di sviluppo, per chi vuole fare applicazioni native, è estremamente, estremamente comodo. C'è tutta una parte che ho lasciato fuori del perché, andate qua sotto i pro, del perché questo sviluppo è molto comodo, ma è banale, chiaramente non esiste solo Android, esiste anche almeno un altro sistema operativo, un smartphone, e nel momento in cui io riscrivo l'engine e il bridge, che comunque scrivo una volta sola, il mio applicativo girerà esattamente identico su questo nuovo sistema operativo. Quindi in realtà io, visto che l'engine e il bridge non li scrivo io, ma li scrive qualcun altro per me, scrivo open source, il mio applicativo lo scrivo una volta sola e giro su Android e su tutte le altre ore di sistema. Allora, come dicevo prima, secondo me il modo migliore di capire cosa di questo tipo è andare a cercare di smanettare il codice. Se si va a curiosare nel codice, per esempio, di React Native, si trovano decine di migliaia di linee di codice, anche relativamente complicato. Quindi se uno vuole capire come funzionano queste cose, per bene, la cosa migliore non è andare su GitHub e buttarsi in decine di migliaia di linee di codice, ma è dire quante linee di codice mi servono per scrivere una cosa che funziona come React Native, quindi complementa questo concetto, in modo da, diciamo, fare quello che ho detto prima, metti un testo, quando clicco sul bottone mandami un segnale, io ti cambio il testo, che è molto semplice, non è un'applicazione vera, però chiaramente dà l'idea esattamente di come funziona il sistema. E la risposta è circa 200 righe, 200-300 righe di codice. Si possono scrivere comodamente in 2, 3, 4 ore, a seconda delle capacità che uno ha e a seconda di quanti concetti sono chiari. Se i concetti sono poco chiari, uno farà tanti errori e magari ci impiega 2 giorni, però vi assicuro che quando finisce è il concetto molto chiaro. In questo caso l'ho fatto io per voi, per esempio su blog.org. Ho scritto il codice, ho fatto un po' di errori, l'ho corretto perché non ha funzionato, poi ho commentato praticamente tutto in modo che possiamo vedere il processo con cui si arriva a un prototipo di livello assolutamente basilare ma completamente funzionale. Allora, che cosa ci serve per fare un prototipo che implementa questa idea? Cioè, io scrivo in un linguaggio che gira dentro un motore, poi comunico con il bridge e il bridge trasforma le mie richieste in chiamate verso il cliente. Beh, intanto mi serve un motore per eseguire il codice dell'app. Poi mi serve il pezzo, il bridge, che dovrò scrivere per forza di cose in uno dei linguaggi, diciamo, approvati per lo sviluppo nativo su Android. In questo caso ho preso Java, solo perché è più probabile che le persone guardandolo lo capiscono, avrei potuto prendere anche Kotlin è un linguaggio molto più nuovo, dei concetti un po' differenti, quindi ho preferito andare su un linguaggio un po' più sicuro. E poi ci serve un canale di comunicazione tra il motore che segue il codice e l'andante. Questo canale ovviamente dipenderà dalle scelte che facciamo. Allora, per il motore, che cosa ho scelto? Ho scelto la cosa più semplice di tutto. In realtà c'è già dentro qualsiasi applicazione Android la possibilità di eseguire del codice che non sia codice nativo. Perché uno,
una delle view che noi possiamo mettere in un'applicazione Android si chiama WebView ed è praticamente Chrome che gira. Ma se io ho Chrome che gira, posso eseguire del JavaScript. E questo è uno dei motivi, tra l'altro, per cui la maggior parte dello sviluppo non nativo su Android viene fatto con JavaScript. Quindi, il nostro motore sarà una WebView. Attenzione, non ci interessa la parte di HTML, CSS della WebView. Quella WebView è dell'applicazione, ve la farò vedere, ma potrebbe anche essere invisibile, potrebbe essere nascosta dietro l'applicazione reale, perché tanto non è lei che va a darci un'interfaccia grafica. Quella WebView ci serve solo per eseguire il codice JavaScript. In runtime lo scriviamo in Java, il canale di comunicazione Chrome nelle ultime versioni implementa una cosa che si chiama Web Messages, che serve nei browser a scambiare messaggi tra finestre e dati differenti. Quindi puoi avere un applicativo che non è più tutto dentro una pagina, ma puoi avere un applicativo distribuito anche sotto finestre ed è possibile scambiarsi dei messaggi. La WebView di Android lo implementa, la parte Java ha accesso e quindi metteremo su questo canale di comunicazione che è molto semplice. Io ho una porta che scrivo dentro, da una parte esce il testo, da un'altra parte scrivo dentro e esce il testo. Con questo chiaro possiamo vedere un esempio. Adesso vediamo se Android Studio, tanto lodato, ha il presentation. Allora. Sto usando l'editor visuale per disegnare un'applicazione molto semplice per Android. In realtà non disegno neanche un'applicazione. Metto dentro due componenti singoli che mi serviranno. Una è la WebView. Allora, qui c'è la parte, diciamo, costruttiva, qui c'è la preview. Quindi ho sopra un frame che è uno spazio completamente vuoto nell'applicazione. Il frame è di contenitore più banale di tutti, può contenere un altro elemento dentro e basta. E sotto la botola, cioè quello che sarà il mio motore. Ho scelto di renderla visibile giusto perché così si capisce meglio cosa si va a fare. Questo è un file XML che ha già visto la programmazione sotto Android, che è un layout, cioè una cosa che io posso dire da Android, costruisce la mia interfaccia a partire da questo. Prendiamo un po' l'inizio del codice. Allora, vedete che il codice è estremamente semplice. Questa è un activity. Tutte le volte che voi usate su un telefono, se è Android, un'applicazione, quando cambia la schermata a seconda di quello che fate, viene archiviata la vecchia activity, vi viene presentata una nuova activity. L'activity è, diciamo, il nucleo di base, è il mattoncino di base su cui usiamo per programmare la parte grafica. Non pretendo che si capisca il 100% del codice, però qui sto dicendo di usare quella view che vi ho fatto vedere un secondo fa, con il frame sopra, la WebView sopra, come contenuto di questa activity. Vado a prendermi il frame, perché mi servirà poi per costruire l'interfaccia grafica. Vado a prendermi la WebView, perché mi servirà per dirgli esegui questo JavaScript. Cosa succede se io lancio questa applicazione? Commentandone allora, io ho lanciato l'applicazione, allora tutto felice,
mi ha costruito l'interfaccia come io vi ho detto, poi mi ha messo il frame vuoto, qui sotto ha messo Google View. Google View e mi dice HTTP.host index non può essere caricato perché la connessione è stata deflettata. Allora, ovviamente la Web View e comunque il motore di Chrome sotto si aspetta di caricare dell'HTML per iniziare. Come faccio? Questa è la parte metà, diciamo, un terzo del codice, e fare in modo che la Web View possa accedere a dei file che io metto nel progetto. Perché la Web View normalmente la userei per fare cosa? In un'applicazione normale, la userei per andare a prendere delle pagine web esterne, mostrare dell'utente all'interno della mia applicazione. Ma non voglio fare questo, io voglio prendere dei file che ho messo nel progetto. Allora, come è fatto il progetto? Il progetto se non so come si entra perché non si vede in. Allora, il progetto qui ha due asset, cioè ha dei file che vengono impacchettati assieme all'applicazione installate sul telefono. Questi asset sono un index HTML, cioè una pagina web, e poi il mio motore che deve far girare il mio applicativo. In realtà il motore ha detto che è la Web View, quindi c'è, anzi si chiama, il mio applicativo scritto nella scheda. Come faccio a caricarli nella Web View? Allora, molto semplicemente Android e Web View di Android supportano il concetto di proxy di client, cioè la Web View normalmente utilizza Android per andare in rete, procurarsi tutti gli asset dei siti web, immagini, HTML, CSS renderizzati e mostrati all'utente. Ma io posso dirgli: guarda, non fallo direttamente, fallo attraverso del mio codice. Quindi, se devi caricare un file, non cercare di accederci via rete. Mandami la richiesta e io ti do il file. E questo viene fatto in questa classe. Come vi dicevo, ci sono tre pezzi abbastanza grossi, ognuno di circa 50-100 righe per arrivare al prototipo finale. Il primo è fare il DB, non c'entra niente con il concetto di cui abbiamo parlato, è solo funzionale al fatto che la web funzioni. Cosa facciamo? Questo è il nostro client. Tutte le volte che la web deve accedere a una qualche risorsa, invece di cercare di arrivarci via rete, ci manda la richiesta. Questa richiesta è la richiesta HTTP che verrebbe fatta normalmente. Quindi io ho accesso all'host, al path della richiesta, a un eventuale query string, ho accesso a tutto quello che costruisce una richiesta web. Cosa faccio nel codice qui? Beh, estraggo l'host della path, è quello che mi interessa. Se l'host è localhost, uso localhost, ma potrei anche usare il copallino.it, tanto non andrà mai a cercare veramente di risolvere quel nome, perché prima lo manda attraverso questo pezzo di codice che lo intercetta. Uso localhost perché è semplice. Se l'host è localhost, mi vado a prendere la path. La path, nel caso per esempio della pagina index.html, sarà slash index.html. Tolgo lo slash iniziale e uso quel nome per andare a pescare dagli asset di Android. Gli asset sono tutti i file che io ho incluso in una certa cartella del mio applicativo. E poi qui c'è la parte assolutamente noiosa, ma assolutamente necessaria, che costruisce una risposta adeguata. Cosa deve fare? Deve verificare quale sia l'estensione del file, per capire il tipo di file. Il file cos'è? È un JavaScript.
è un CSS, è dell'HTML, è un'immagine. A me personalmente interessa solo l'HTML e il JavaScript. Perché mi serve? Perché io devo dire nella risposta, guarda, ti sto mandando un file JavaScript, oppure guarda, ti sto mandando dell'HTML. Altrimenti Chrome non capisce cosa ti sto mandando e si rifiuta di andare. Una volta che ho lo stream che rappresenta il file aperto, pronto da leggere, e questi dati che ho analizzando il nome di file che mi è stato dato, vado a costruire una risposta. Quindi guarda, ti sto mandando l'HTML, la codifica dei caratteri e UTF-8, questa risposta allo stato HTTP 200, che vuol dire ok. Potrei aggiungere degli aggiuntivi se volessi, ma in questo caso non serve, e i dati del file sono qui. Quando io restituisco da questo metodo questo oggetto risposta fatto così, Android lo prende, lo analizza, se è tutto perfettamente valido lo dà alla WebView, e la WebView lo interpreta come fosse una risposta che gli è arrivata dalla rete. Quindi se io adesso faccio così e ho un file HTML che non fa nient'altro che avere una div, l'ho chiamato log, dove scrivere dei messaggi perché può essere utile, e poi uno script che ho chiamato JS, ma che in realtà è un misto tra il complicativo e quello. Quando questo file viene restituito dal proxy, immediatamente la WebView dirà: ah, devo caricare questo file, e farà un'altra richiesta al proxy. Il proxy verifica il nome, scopre di tipo JS e costruisce una risposta con scritto. Ecco il file JavaScript che mi ha chiesto e lo rimanda in mezzo. Quello che otteniamo da tutto questo lavoro, scommentando qui il set web client, e che adesso se io eseguo il programma, vedete che è apparso invece dell'errore non funziona. Domanda: da dove arriva poi funziona? Ovviamente il JavaScript, perché l'unico che può scrivere qui dentro è il JavaScript. Quindi andiamo a vedere come è fatto il JavaScript. Allora, come è fatto il JavaScript? Il JavaScript definisce una funzione log che prende l'elemento a cui ho dato il dlog e gli scrive dentro il messaggio, semplicemente. Comodo se voglio fare il debugger nella parte JavaScript. Quindi io posso venire qui, prendere questo funziona, per esempio, e scrivere funziona. Però, se eseguo il programma, vedete che appare funziona, funziona. Quindi cos'ho? Ho un terzo del mio applicativo, cioè ho qualcosa che fa girare del codice in un linguaggio che non è uno di quelli, diciamo, nativi. Adesso devo mettere su di cosa un canale di comunicazione. Scusa, sì. Io ho una cosa, io ho usato sostanzialmente WebView, interfacciato anche con Sigmas, c'ho un file system locale. Sì. Ma è possibile, visto che in browser come web è escluso un file, slash, allora, accedo, ok, la domanda è, non so, ti rispondo. La domanda è: perché devi simulare la rete
quando potresti usare file due punti e accedere direttamente a un file, per esempio, o addirittura data due punti e passare in linea tutti i dati che devono arrivare. Il problema è che poi noi per comunicare con JavaScript abbiamo bisogno di un carattere. Quando accediamo da un browser direttamente a un file con una URL scritta file due punti, il problema è che il browser ci chiude in una gabbia per evitare che quel file possa fare dei danni al resto del sistema attraverso il browser. Quindi perdiamo il 90% delle funzionalità del browser. Cioè, io non posso più avere tutta una serie di API. Se carico il sorgente della pagina da file, non le posso più usare. Quindi devo simulare la rete. E questo semplicemente. Allora. Iniziamo a scommentare. Questa parte di codice cosa fa? Fa quello che vi ho detto prima. Questa è una parte molto tecnica, se vogliamo, nel senso che questo codice è previsto per funzionare normalmente in JavaScript dentro un browser. Quelli di Android hanno deciso che aveva senso poter comunicare con la computer, quindi ci hanno dato l'implementazione anche in Java. Io cosa faccio? Alla webview gli dico create un message channel. E la chiamata sarebbe identica in JavaScript se la facessi dentro la WebView. Questo mi dà due porte. Queste due porte sono collegate tra di loro. Tutto quello che io scrivo dentro una porta esce dall'altra. Tutto quello che io scrivo dentro l'altra esce dalla prima. Cosa faccio poi? Vedete che una porta la prendo per me. Faccio port uguale channel 0. Questa è la porta che mi tengo lato Android e che userò per scrivere i messaggi che devo mandare alla webview. Sulla porta metto un callback. Cosa vuol dire? Gli dico quando arrivano dei messaggi chiama questa funzione. Questa funzione che ho commentato perché non l'ho ancora scritta. Poi cosa faccio? Mando un messaggio alla webview. In questo messaggio non gli mando dei dati, ma gli mando del channel 1. Quindi gli mando l'altra porta, quella dove se la wifi si scrive dentro, lo esame. Se andiamo a vedere il lato JavaScript, vedete che io qui ho un message, che è il modo di prendere i messaggi che arrivano dalla WebView. Se la porta non è ancora stata inizializzata, la prendo dal messaggio. E poi faccio la stessa identica cosa che faccio lato Android. Cioè, se arrivano dei messaggi, li voglio processare. Qua. E poi mando subito un messaggio, ping, giusto per vedere quello che succede. Adesso se io faccio girare questo codice, dobbiamo chiamare il setup port quando la WebView ha finito di caricare. Adesso, se io faccio girare il codice, non succederà assolutamente niente. Perché? Perché c'è stato uno scambio sotto, ma non abbiamo nessun modo di sapere se non è stato male. Non ho rubato niente, la controllo non funziona niente. Allora, prendiamo la parte Android e andiamo a vedere. Allora, questo è il process message, che riceve un messaggio che arriva dalla WebView. Il messaggio è solo del testo.
il formato del messaggio me lo sono inventato io. Il formato del messaggio è un comando separato dallo spazio da eventuali parametri che voglio mandare. Chiaramente non è un formato sensato se poi io veramente voglio mettere su un sistema, diciamo, stabile, solido, che funziona, formato e così via, però è molto semplice da fare. Quindi fondamentalmente cosa faccio? Analizzo il testo, vedo se ci sono errori, vedo, prendo il comando, prendo il payload che sarebbero gli argomenti. Poi devo poter mandare dei messaggi anch'io. La parte che mando i messaggi è semplicissima. È una funzione cui passo dei dati, sulla porta faccio post message di quei dati, dall'altra parte usciranno quei dati. E poi commentiamo l'ultima parte. Che analizza i comandi che arrivano. Se io vado qui, vedete che ho process per message dentro quando arrivano dei messaggi. Process with message analizza il comando e se riceve ping manda indietro il ping. E la JavaScript cosa facciamo? Anche noi possiamo ricevere messaggi e visto che abbiamo una funzione di logica che scrive in web view, possiamo scrivere il messaggio non in console, che è più difficile da farvi vedere, ma direttamente nella console. Quindi cosa ci aspettiamo che succeda? Creiamo il canale, lo mandiamo a JavaScript, il JavaScript inizializza il suo lato del canale, manda ping. Dal nostro lato riceviamo ping e mandiamo indietro pong. Riceviamo pong e andiamo a scriverlo dove inizia. Facciamo una prova. Andiamo a vedere perché non ha funzionato. Purtroppo non posso vedere bene. Non ci ha mandato indietro niente. Ho commentato su Java. Ho commentato su Java. Process with message. Process with message non sta facendo niente. Veramente manca. Mancava la linea che processa tutti gli effetti. La nostra evoluzione. Vedete che funziona tanto da punto iniziali, ho ricevuto un messaggio. Ok, adesso abbiamo una comunicazione che funziona. Adesso c'è un altro pezzo di codice grosso che vi faccio vedere rapidamente perché è lungo, ma è la ripetizione sempre della stessa cosa. Perché? A questo punto io cosa devo fare? A questo punto io devo mettere su un protocollo, cioè un modo con cui la parte JavaScript dice per favore aggiungimi un vertical layout, per favore aggiungimi del testo, per favore aggiungimi un pulsante e così via. Questa cosa ovviamente genera tantissimo codice e anche molto ripetitivo. Perché? Perché alla fine è sempre la stessa cosa. E crea questo oggetto e il codice lo crea, lo prende, lo butta nel contenitore e così via. Quindi se io vado lato Android,
se io guardo lato Android, che cosa avrò? Avrò che il mio codice che analizza il comando cresce abbastanza e che cosa fa? Beh, se mi mandano clear, ripulisco tutta l'interfaccia. Se mi mandano un linear layout, cioè un contenitore per metterci dentro delle altre cose, prendo il payload. Vado a vedere se c'è scritto dentro orizzontale. In quel caso creo un layout orizzontale, altrimenti lo devo replicare. Se mi arriva del testo, cosa faccio? Estraggo il payload e uso il payload come testo da mettere nell'interfaccia e così via. Questa è la parte, diciamo, che analizza il protocollo, che capisce che cosa gli è stato chiesto. Poi, in rosso, perché non è ancora sfondentate, vedete tutta una serie di funzioni che invece devono lavorare con le API di Android per fare quello che è stato chiesto. Allora, come saranno fatte queste funzioni? Vedete, ciò testo, bottone e così via. Allora, come sono fatte queste funzioni? Clear rimuove tutte le view, cioè tutti i componenti dal frame. E poi dice che il view group, cioè il contenitore che sto usando, è il frame. E poi ho tutta una serie di funzioni che creano effettivamente gli oggetti. Quindi aggiungo layout, chi non conosce Android, questa parte qui è l'equivalente in una lingua che non conosce, per chi conosce Android, questa parte qui è relativamente banale, sono tutte cose del tipo costruisci, così via. Aggiungi testo, aggiungi un bottone e così via. Come fa il lato JavaScript? Allora, il lato JavaScript è fatto così, vedete che c'è? Comandi che io mando dall'altra parte, quindi dico guarda, cancella tutto, voglio un linear layout verticale, voglio mettere un testo, vive di display da sempre, metto un bottone e così via. Il mio protocollo prevede che io posso mettere al fondo slash e un id. A cosa mi serve l'ID? L'ID mi serve perché quando poi dall'altra parte ci saranno degli eventi, io devo sapere da questo lato chi è che li ha portati. Spero di non aver fatto errori con i commenti. E vedere. Commentato tutto giusto. Quello che dovremmo vedere adesso. E quindi quando io clicco il bottone
dall'altra parte viene ricevuto un timbro. Quindi questo è più o meno come funziona Pre-Atmatic, tanto per citare il prodotto quello conosciuto in assoluto. Ho tutta una parte di applicazione scritta in JavaScript, poi ho Pre-Atmatic molto sofisticato, quindi non devo scrivermi gli altri dei widget così, ma posso usare una cosa molto simile all'HTML, solo che non uso i tag dell'HTML, ma uso i tag nativi, quindi un layout, piuttosto che button, text e così via. Costruisce con un protocollo molto più complicato di questo, ovviamente, la rappresentazione dell'applicazione, la manda attraverso il bridge, e il bridge costruisce su di Android l'applicazione corrispondente. C'è ancora una parte che non ho scommentato, ma se volete andare a vedere, è il fatto di poter modificare e non ricreare da zero. Quindi quando io clicco sul bottone, poter dire cambio questo testo, non rigenero tutta l'interfaccia dell'applicazione, ovviamente, perché altrimenti non sarebbe sufficientemente veloce. E questo conclude anche il tempo. Se avete delle domande, altrimenti se volete andare a vedere questo programma di esempio e le slide, le trovate su GitHub, sotto il museo di Facciamo. Sì? Quando una cosa diventa più pesante del nativo, perché a questo punto è molto nativo, mi aspetterei anche delle prestazioni. Allora, però non mi sembra sicuro di no, a livello delle prestazioni è paragonabile al nativo. È paragonabile al nativo. Come pesantezza è ovvio che ho delle risorse in più che vado a mettere nella mia applicazione. Da qualche parte ci sembra un costo da pagare. In questo caso il motivo per cui è nato questo tipo di approccio è proprio per scrivere l'applicazione nello stesso modo, fondamentalmente. Poi ha un sacco di altri vantaggi, se vogliamo, però il motivo principale è non voglio scrivere un'applicazione ad Android, un'applicazione con un altro telefono, un'applicazione con un altro sistema. Quello ovviamente è una comunità, la pago con un'applicazione che è leggermente più pesante, perché ha un sostrato di protocollo più veloce. Però si può ottimizzarlo parecchio, nel senso che non ci si accorge che sia un'applicazione non utile. Se lo conosci, Flutter. Allora, quanto si mette di questi? Qui, perché implementa praticamente questo tipo di approccio, con la differenza che essendo che Flutter è all'interno del progetto Android, non ha l'istruzione di dover vivere sulle API, ma può vivere come parte delle API. Cioè Flutter diventa un mattoncino. Gioca sport. Flutter diventa un mattoncino che invece di essere qui, viene qui. Quindi l'applicazione in pratica. A me sembra di aver capito che fondamentalmente gira sul lato C++, quindi sembra quasi come se fosse un dedicato. Gli Android API presentano verso l'alto l'interfaccia Java. Non sono scritte completamente in Java. Hanno dei pezzi scritti in C++ che comunicano con GNA e con l'altra Java. Quindi Flutter diventa proprio, praticamente Flutter prende un mattoncino qui di runtime API e fa in modo che un'applicazione scritta in un altro linguaggio comunichi con un bridge, con un runtime di Flutter e possa girare in linguaggio. Flutter è molto interessante perché in realtà loro hanno fatto per il dato il linguaggio fondamentalmente. Però la parte che c'è qui è diagnostica, quindi in realtà io posso scrivere un motore, diciamo, che fa girare, non lo so, Perl, e il Perl può generare l'interfaccia dato che ha Android. Quindi è una cosa da scrivere. Se consigliere, cosa consigliere? Flutter o React? Adesso se il target è una piattaforma sola, nativo è quello.
a meno che uno non abbia già una conoscenza notevole di APT Manager, scritto tutto, allora forse i tempi di apprendimento. Multipiattaforma, native, o nei casi in cui si vuole dire sicuramente più semplice, anche un approccio tipo Cordova, queste cose qui funzionano comunque bene. Quelle sfasano un po' rispetto all'applicazione nativa, quindi ci si accorge l'applicazione nativa, perché così. Io adesso Flutter tra l'altro non c'è, non è ancora in produzione, quindi... È 1.9. Sì, però quante applicazioni Flutter ci sono? Ultimamente sta iniziando. Allora, mettiamola così, da un punto di vista, se scrivo un'applicazione hobbistica, Flutter. Se mi date un'applicazione da scrivere per lavoro, forse scritto un po' a mezzo. Sì, perché è da produzione, ma non è proprio per la produzione. Alla fine, produci una pickup. State parlando di due, insomma. Alla fine, produci una pickup. In questo caso, alla fine, produci una pickup. Io sto usando una pickup, qua. Un esempio, ed è esattamente uguale alla vostra. Da quello che dicevo non mi sembra il caso di usarlo poi con due, perché non c'è niente da dire. L'ADI cambierà moltissimo nel corso dei prossimi anni, perché come tutti i progetti che stanno maturando, con l'uso poi stiamo parlando di Google che ha fatto praticamente un suo sport interno per tutto. Quindi, non userete cose che ci sono fatte.